È divenuto ormai un oggetto da collezionismo, stampato in 1.300.000 copie, di cui 11.000 in diverse lingue. Il calendario dell'Arma dei Carabinieri anno per anno interpreta, attraverso tematiche differenti, le diverse componenti dell'arma. Quest'anno, i 12 mesi dell'anno, sono i 12 paesi esteri in cui l'arma è stata impegnata in missioni umanitarie. È un oggetto importante da tenere ormai sulle scrivanie all'interno dei nostri uffici, ma non solo i nostri, come è rivolto soprattutto al cittadino, il calendario, perché ripercorre anche quest'anno la storia dell'arma. Il tema scelto è quello proprio nei 12 mesi, 12 tavole che fanno, così mettono in luce in realtà questa nostra capacità nel mondo delle missioni all'estero, della cooperazione internazionale. 12 mesi per 12 artisti diversi, espressione del paese nel mese in cui è dedicato. Filo conduttore di tutto, le colorate e vivide opere del maestro Ugo Nespolo, tra i migliori artisti contemporanei. Si parte dalla copertina con una splendida foto di famiglia rappresentante tutti i 110.000 carabinieri in servizio nelle tante specialità dell'arma. Alla sinistra delle pagine di ogni mese i compiti istituzionali dell'arma, rappresentate dalle plastiche opere di Nespolo, mentre sulla destra i singoli artisti che interpretano il futuro e le missioni dell'arma, rendendo omaggio al contempo a questi paesi, offrendo spazio a giovani ma affermati artisti contemporanei, rappresentativi delle culture e delle istanze di popoli di ogni parte del mondo.